molta, molta affluenza, tanti ragazzi che hanno voglia di incontrarsi, stare di nuovo insieme, divertirsi un po', bere qualcosa. Insomma, bilancio positivo, non c'è dubbio. A Sondrio l'estate continua e va forte. Ieri sera un altro appuntamento con l'ultimo dei sette giovedì che dal 23 giugno scorso ci hanno fatto compagnia, richiamando tra le vie della città tante persone all'insegna di una stagione ricca di eventi, di condivisione e di divertimento. Musica, concerti anche di artisti internazionali, balli per tutti i gusti e ancora attrazioni. Bellissime le fontane danzanti. Piazza Garibaldi divenuta punto di ritrovo, simbolo per la comunità, luogo di incontro un po' per tutti, e poi le passeggiate, anche solo per guardarsi in giro e magari sorridere. Possiamo tracciare un bilancio più che positivo delle manifestazioni e delle serate che abbiamo organizzato. Sono state sette serate, tutte diverse, abbiamo proposto spettacoli diversi che però hanno coinvolto un pubblico molto ampio. Siamo contenti perché comunque sono state apprezzate, quindi il nostro obiettivo, che era un po' duplice obiettivo quello che ci siamo posto, quello di animare le città, di animare la città, di animare le vie, e devo dire che l'abbiamo raggiunto, e l'altro obiettivo era quello di dare comunque, di aiutare anche le nostre attività produttive. Beh, la voglia di uscire si è vista ultimamente, e oltre alle persone locali, soprattutto a Scarpatetti, c'è molto turismo, e quindi il fatto di avere anche gente che viene da fuori, soprattutto nelle ultime settimane, dà un'opportunità per comunque proporre qualcosa di nostro, e a maggior ragione se c'è qualcosa di nuovo, proporre anche qualcosa di nuovo. Il pubblico non solamente valtellinese, stando ai risultati di un'indagine condotta dal comune del capoluogo attraverso un questionario. I turisti ci sono e gradiscono questa agenda così ricca di eventi. Eventi che continuano, sappiate quindi che i giovedì di quest'estate sondriese andranno avanti ancora per tre settimane, rispettivamente l'11, il 18 e il 25 agosto, con Beer in Bar, un'iniziativa dell'Associazione Mandamentale dell'Unione Commercio, Turismo e Servizi dei locali pubblici del centro di Sondrio, in collaborazione con l'associazione culturale Birtellina. Una combinazione tra musica, birre artigianali valtellinesi e ottimo cibo tra sei dei locali di riferimento del capoluogo valtellinese: Bar Piero, Bar Sport, Caffè della Posta, Caffè Tourist, Nuovo Portico e Terra Vino. I nostri birrifici vanno sostenuti, birrifici valtellinesi, ne abbiamo tanti, e io vabbè, ho fatto il mio con David Cesari dell'Egnone, ci siamo messi d'accordo, mi ha portato la birra, promuoverò lui, altri locali promuoveranno altri birrifici, sono contento e speriamo di continuare con questo successo. Avrei voluto fare degli spettacoli musicali che ho rinunciato, perché comunque la musica da qualche residente è vista come un disturbo e basta. Penso che sia una buona opportunità per comunque cercare di incentivare ancora di più l'uscita dei ragazzi, o comunque di far vivere un po' la città, e in più dare la possibilità anche magari ai birrifici locali di vendere qualcosa di loro, di farsi conoscere per quanto siano già conosciuti, e far conoscere alla clientela magari fissa qualcosa di nuovo, qualcosa che non vendiamo, e per me può essere una cosa molto positiva.